È stato l'assessore Sergio De Cola ad effettuare durante la conferenza stampa di presentazione del nuovo sito istituzionale del Comune di Messina lo switch off, attivando il più nuovo e trasparente progetto di comunicazione pubblica degli ultimi anni. Il Comune di Messina è infatti il primo capoluogo italiano, ad eccezione di altri tre in via di sperimentazione, ad aver adottato la nuova versione delle linee guida sviluppate dall'Agenzia per Italia Digitale, che prevedono un sistema condiviso di riferimenti visivi di design dei siti web della pubblica amministrazione. Il nuovo sito istituzionale è concepito come uno strumento capace di offrire maggiore trasparenza all'attività amministrativa del Comune. La fase operativa nell'uso del sistema informatico è stata preceduta da un'attività di formazione teorica del personale, alla quale sono seguite fasi di addestramento tecnico-pratico che hanno consentito di avviare il personale all'utilizzo del nuovo sito istituzionale in un'ottica di una migliore comunicazione e di un innovativo dialogo con il cittadino nella fruizione delle informazioni dei servizi online. Questo progetto è particolarmente importante perché permette di esporre praticamente i dati relativi alla pubblicità legale che i comuni sono obbligati a esporre, a pubblicare, e lo fa guidando gli utenti attraverso delle idee, diciamo, tecnologiche che permettono di allertare l'utente se vi è l'omissione di un campo, sensibilizzarlo se dovesse mancare un allegato, attraverso dei link contestuali di consultare la normativa attraverso il sito normativa, che è appunto il progetto di normativa online, un progetto appunto rivoluzionario per la pubblicità legale degli atti e per una maggiore trasparenza della pubblica amministrazione nei confronti dei cittadini.